Buongiorno a tutti ragazzi, il dopo Manchester. Il dopo Manchester. Abbiamo passato una nottata allucinante. L'ennesima figuraccia che ci fa fare questa Roma. E niente ragazzi, la stagione, siamo a fine aprile, la stagione è bella che è finita. Perché mi sembra anche solo assurdo pensare di poter ancora recuperare nella partita di ritorno questa semifinale. Il campionato è stato buttato via dalla squadra e dal tecnico, che ha le sue responsabilità, ha avuto le sue responsabilità, giustamente non si nasconde, e anche ieri ha avuto le sue responsabilità, nonostante la sfortuna dei tre infortuni. Per quanto mi riguarda, credo che abbia pesato solo quello di Spinazzola. Nonostante Paolo Lopez abbia giocato bene in Coppa fino adesso, a me non ha mai convinto, non mi ha mai fatto stare tranquillo. Quindi non so quanto realmente abbiano potuto pesare questi tre infortuni. C'è da dire che il risultato e l'espressione del gioco del Manchester ha detto che ha vinto giustamente la squadra più forte, la squadra meglio preparata fisicamente. Ha detto altresì che la Roma mentalmente è molto labile. Del resto, abbiamo visto la Roma passare quei 20 minuti, 25 minuti di imbarcata anche con squadre nettamente inferiori. Ricordo delle partite in campionato, partite che poi magari siamo anche riusciti a vincere, però ricordo periodi della partita con una conduzione sciagurata, proprio dove sembra che nessuno dei calciatori riesca a fare quello che vorrebbe. Probabilmente i nostri limiti sono soprattutto tecnici. Ci sono diversi giocatori che sinceramente non vorrei più vedere indossare la maglia della Roma. Mi dispiace, sicuramente sono dei bravi ragazzi, però nel calcio ci sono i giocatori forti, i calciatori forti, ci sono i calciatori medi, ci sono i calciatori scarsi. Purtroppo io a ogni partita, e questo devo dire che può essere una giustificazione anche per il mister, a ogni partita ci sono quei 3, 4, a volte anche 5 giocatori che no, io non schiererei mai in campo, però del resto bisogna anche capire che i giocatori sono quelli, la rosa che è stata costruita è stata quella. I Friedkin hanno fatto pochissimo dal loro arrivo. Abbiamo sempre detto che vedremo veramente le loro intenzioni in questo prossimo mercato. Fino adesso sono stati acquistati pochi giocatori, e peraltro, come per esempio per quanto riguarda Reynolds, giocatori assolutamente non pronti. Cosa ci riserva il futuro? Non so cosa ci riserva il futuro. Oggi siamo ancora sotto botta per questa sconfitta e non sappiamo chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Io avevo delle certezze su Allegri, mi ci sarei giocato dei soldi. So che è la Roma che ha deciso di non puntare su Allegri, non il contrario. Non vi fate mettere in testa idee di rifiuti da parte di Allegri, perché non è così. A questo punto ho anche paura per Sarri, sinceramente, perché so che gli ingaggi comunque di questi top allenatori sono quelli, e se la Roma pensa di prendere questi allenatori con ingaggi medio-bassi, ha sbagliato i suoi conti. Quindi non so neanche se Sarri sinceramente sarà il prossimo allenatore della Roma. Di sicuro quello che vorrei, e quello che anche ci ha detto Tiago Pinto quelle poche volte che l'abbiamo sentito, è una costruzione seria della squadra, una costruzione sostenibile, ma anche fatta da persone che ci capiscono di calcio. Io non so sinceramente chi c'è dentro la società che capisce veramente di pallone. Secondo me si sente molto la mancanza
di un addetto ai lavori, magari di un ex calciatore, come succede in tantissime società italiane ed europee. Comunque chi vivrà vedrà, vedremo. Vedremo anche noi perché non sappiamo che cosa ci riserverà questo prossimo futuro. La stagione, come dicevo, è andata. Il mister, io fino a un certo punto l'ho anche difeso, poi trovo che la sua posizione sia indifendibile, perché anche per quanto riguarda ieri sera, io sinceramente non ho capito il gioco della Roma, non ho capito perché la squadra si chiude dietro e riparte in contropiede contro l'Ajax e non lo fa con il Manchester United. Ieri il passivo poteva essere molto molto minore, si poteva tentare di addormentare la partita, di stare più bassi, cercare di non prendere altri gol e sicuramente magari con una sconfitta, ma una sconfitta per 3-2, anche per 4-2, guardateci, ci avrebbe lasciato una speranza per la partita di ritorno, questa speranza che, ripeto, l'ho già detto all'inizio, assolutamente non c'è. Togliamoci questa idea dalla testa e adesso vedremo cosa succederà anche in campionato. Io non so se sarà un bene recuperare dei punti e magari riuscire a centrare la Conference, la Coppa di Conference League. Non so se sia meglio in realtà avere un anno sabbatico senza coppe, allestendo una rosa più corta e concentrandosi sulla costruzione della squadra, sugli allenamenti e sul gioco. Allenamenti che non si possono fare giocando ogni 3 giorni. Abbiamo visto che ci sono squadre come l'Ajax, come il Manchester stesso, anche come il Granada che si esaltano giocando ogni 3 giorni, lo prendono proprio come il loro allenamento. Noi non siamo quel tipo di squadra, non lo siamo forse culturalmente neanche come italiani. E quindi c'è sempre un alibi, c'è sempre una scusa. Una volta sono gli infortuni, una volta sono le partite ogni 3 giorni. Quindi ripeto, forse sarebbe meglio avere un anno senza coppe, giocare solo le partite di campionato e tentare di dare un gioco alla squadra. Questo lo dico a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore della Roma, a prescindere da chi saranno i calciatori che la Roma acquisterà. Io mi auguro che si punti sui giovani, mi auguro che avvenga un allenatore che faccia giocare i giovani, che si peschi anche nella primavera, che si peschi anche in Serie B. Ci sono molte squadre che ci hanno insegnato che non serve fare follie o avere i miliardi degli arabi per fare dei bei colpi, per prendere buonissimi giocatori e per costruire squadre autosostenibili. Io concludo qui, vi dico solo forza Roma. Io oggi sono molto più romanista di ieri, come sempre. Lo so, viviamo di speranze, lo so, ci hanno stancato, siamo esausti, però quello che ci rimane è questa lupa che batte sul petto. Quindi, ragazzi, forza Roma, ci sentiamo presto. Buona giornata a tutti.